Allora, come vi ho già promesso, facciamo un'altra nuova ricetta. Ah, sì! Abbiamo il nonno che è qui con noi, che era appena arrivato. Faccio il caffè. Bravo! Allora, cosa facciamo, nonna? Adesso facciamo una nuova ricetta. Questi facciamo gli amaretti. Sono mandorle bianche tritate fine. Sì, quelli là. Questi sono mezzo chilo. Aggiungiamo Questo? 20 grammi sempre di mandorle amare. Questi qua me li ha dati veramente la Lidia, che li ha portati dalla Sardegna. Chi è la Lidia? Una collega, un'amica, Ah. un'amica di famiglia veramente. Però assaggiatele prima, secondo il gusto può andare un pochino meno oppure un po' di più. Perché sono Sono amarissimi. amarissime. Ciao amore. Prima mi hai detto sono amare come un ciangolo. Ah, sono amare come un ciangolo. E che cos'è? Comunque, gli amaretti. Cos'è un ciangolo? Non lo so, il nonno, io ho sentito dire. Il veleno. Ah, il veleno ciangolo. Il ciangolo. Allora, grazie Lidia, grazie mille. Ecco, perché questi qui è difficile trovarli. Ok. Allora, ho sentito che volevo fare gli amaretti, ha detto la mandorle amare te li do io. Guardate. Si fa così. Adesso aggiungiamo, adesso lo dico subito. Ciao Laura! Ciao nonna! Quella, Ciao tutte e due brava! le sorelle! Ciao! Bello! Delle ciabatte! Abbiamo fatto i primi marzapani. L'abbiamo già fatto, puoi vederli? Li ho già visti. Bravissima, assaggiane uno. Com'è, Ale? Sono ancora caldi. Sì, sono ancora caldi. Buonissimi. Grazie, nonno. Vai, caffè. Sì, grazie. Zucchero. Uno. Ma hai la faccia ancora storpicciata? Ti sei appena svegliato? Sì. Laura, di ai nostri amici come lo chiamavi tu da piccola al nonno. Patatino. Patatine. Nonno patatino, era troppo difficile dire sabatino. Patatino era più facile. Nonno Ci prendi pure a noi. Già ci prendi pure a noi. Sono qui con le tre bastoni della vecchiaia, non lo so. Un limone grattugiato. Vai. Quasi 370-80 grammi di zucchero. Così. Allora. Questo ne facciamo due. Eventualmente, se ci vuole, ne faremo un altro. Può farlo anche a mano, l'importante è che diventa neve. Che trucco sai? Un trucco sull'albume per non farlo smontare, perché se si smonta è un casino, vero? E bisogna metterci un pizzico di sale Adesso lo mettiamo, per non farlo smontare Laura, prima. bravissima, che ideona Per non che hai far smontare avuto. l'albume mettete un pizzico di sale. Grazie amore, che mi hai fatto prememoria. Via, poco poco. Capito Giorgio? Hai capito? Mettilo prima il sale, eh. Una fialetta. Aroma mandorla, perfetto. Questo qua va messo piano piano. Vediamo. Laura, me la metti tu alla nonna qua piano Ma piano? benissimo. Ah, piano piano bisogna Piano piano versarlo. piano. Un altro bianco dell'uovo. Ci vuole un altro bianco dell'uovo, nonna? Adesso vediamo. Già senti il profumo. Tre, sì, tre. Va Però ho bene. avuto paura che poi la pasta non deve essere né molle né dura. E quindi adesso te lo fa la Laura. Guarda la Laurella. Brava Laura. All'attacco. Sto dicendo, l'importante è che loro vedono Che la pasta? che la pasta deve essere omogenea e poi nello stesso tempo né dura né molle. Adesso vediamo. Ancora un pochino, 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 sì. Beh, però effettivamente la pasta ha la consistenza. Eh no, giusta. Vediamo ancora se ci vuole un po' di zucchero. Facciamolo assaggiare a chi ha la bocca meno salata di me. Allora, Laura? No, 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 io non lo voglio. Nonno? C'ho la bocca amara come un ciango. Vale? No, no, No? no, Fede? no, 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 No? Oh! no, no, ma senza assaggiarla.
senza assaggiarlo. Nel zucchero va sempre bene. Nel dubbio la nonna ha messo lo zucchero. Ecco qua. Adesso va bene, nonna. È l'abbondanza della guardate mamma. Oh, ma guarda quella. Nonna, cos'è successo? Nonno, ho dimenticato. Cosa hai dimenticato? Ho dimenticato la vaniglina. E in più un po' di lievito. E che cavolo. E adesso cos'è questa? La vaniglina? La vaniglina, sì. Con l'hai il messa... bianco dell'uovo che è rimasto, l'albume. Adesso la rifiniamo di fare. Ma loro la devono mettere invece prima. Quando si... Solo sì. La vaniglina senza il bianco dell'uovo. Nonna, tutti sbagliano. Vero? Ah beh, certo, sbaglio il prete sull'altare. Federica, posso sbagliare pure io, E certo. Cioè, quella tazzina la lasci lì per domani pronta? Per domani mattina il latte. Ah, la metti nel latte caldo e sei a posto, bravo. Dobbiamo buttare. Dove l'hai messa la tazzina? Perché la metti in frigo? Vicino alla medicina. Pallina. Facciamo così. La mettiamo qua. Solo da un lato l'hai... Sì, sì. Vediamo. Non ho capito il telefono. Ora nonno, cosa dicono qua i biscotti? È presto. È presto. Si gonfiano? Ciut ciut. Cos'è ciut ciut? Gonfi, vuol dire gonfi. E vediamo nonno, vediamo se stanno facendo ciut ciut. Il forno nostro è buonissimo. È buono? Hai mangiato? Ogni sei mesi mettiamo uno nuovo. Perché noi lo consumiamo. Usate troppo il forno. Niente manutenzione. Ma questi come si chiamano? Perché costa più la manutenzione che a metterlo nuovo. Beh, non mi lavo le mani, abbiamo finito. Anch'io. Lavoriamoci le mani. Scusa. Stai andando via? Saluta i nostri amici. Ciao ragazzi. Ciao la ricetta. Ciao a tutti. Ciao. Basta. Dai. Ci vediamo a più presto possibile. Ciao. Lui è il boss. Adoro il boss. Nonna, cosa prendi là in alto? Prendo i centrini. 20 minuti. Vediamo nonna. Vieni qui. Da fare a sinistra e già fatti a destra. Wow, nonna! Ora Federica, è arrivato Alberto e l'assaggio la facciamo fare a lui. Brava! In onore suo, anche perché ieri ha compiuto gli anni. Esatto. È vero, auguri Albi! Prego, Alberto! Che bomba! Com'è? Buonissimi, approvatissimi. Scusami. Buoni. Amici, ricordatevi di seguirci su Instagram. Sì, fateci vedere le vostre ricette, ragazzi. Un abbraccio gigante a tutti. Ciao. Ciao. Grazie mille. Ciao. Fate la ricetta e fatemela vedere anche voi. Buono, ciao, grazie. Buono.